Salve a tutti da Jazz Luca del forum autorobot.it. Parliamo di Transformer Prime di classe Deluxe e quest'oggi abbiamo qui presente Vacom, Decepticon Vacom. I Vacom sono praticamente nella serie animata di Prime sono i soldati generici Decepticon. Non si sa se sono dei droni o comunque dei Transformer senzienti normali che semplicemente sono tutti uguali, ma tanto lo scopo è quello di essere carne da cannone fatta a fette dai vari Autobot, Arsi su tutte, e si presentano in questa forma di automobile sia innanzitutto come automobile, poi saranno anche visti nel cartone con ibridi di automobili volanti simil-jet. Questa automobile che comunque è abbastanza terrestre, insomma, come look, però è davvero particolare nel suo somigliare. Praticamente potrebbe essere scambiata anche per una Batmobile, insomma. Soprattutto l'alettone posteriore richiama molto le fattezze delle varie Batmobili, anche le parti sopra le ruote posteriori. L'automobile è molto carina, con i cerchioni dipinti in argento, vetro trasparente, classica trasparente sui vetri e sui finestrini, insomma, classica trasparente anche sui fari. I fari, se si nota bene, sono dipinti all'interno di viola, e anche un simbolo Decepticon qui, proprio sulla parte frontale. C'è del viola anche qui nella parte posteriore, tubi di scappamento dipinti, però il viola manca, come si vede nella confezione, nella foto della confezione. Dovrebbe esserci un po' di viola anche qui, su queste linee, su questi fossetti, insomma, nella parte anteriore dell'auto. L'auto però è decisamente piccolina, come vediamo adesso. Non solo rispetto a un wheeljack, che è comunque abbastanza bello grossetto, ma è quasi giusta a misura di un cliff jumper. Forse a occhio dovrebbe essere un po' più grossa l'auto Vacom come proporzione rispetto a quella di cliff jumper, però quella di cliff jumper più lunga e snella quasi risulta essere più grande dell'auto in cui si trasforma il Vacom. Vacom, visto dal di sotto, si vede ovviamente parte del robot, gran parte del robot, tra cui le cosce, il corpo e la parte superiore della testa. Niente di che, insomma, ovviamente, comunque su un'automobile vista da sotto. L'importante è che il disguise non trapeli dalle parti visibili. Questa auto è accompagnata da un fucile. Fucile che si vede anche nel cartone animato, come si nota anche dalla particolare canna a forma di triangolo. Fucile che può essere messo, ovviamente, in questi fori qui, ai lati, anche se se è consigliabile la parte destra, scusate, sinistra, perché sennò la parte destra viene fuori, sta a rovescio, e può essere messo anche in queste piccole sezioni nella parte frontale dell'automobile, come si vede anche nel cartone animato. L'auto è davvero carina, anche se, ripetiamo, è piccolina, però, come adesso vediamo, sia la trasformazione del robot
Riveleranno sorprese molto, insomma, gustose. La trasformazione, dicevamo, è davvero originale e anzi, una delle migliori, per come riutilizza le parti dell'auto. Innanzitutto bisogna allontanare le parti laterali posteriori dell'auto dal corpo. Poi cosa si fa? Si prende tutto il blocco superiore dell'auto a partire dallo spoiler e lo si ribalta. Da qui un po' alla volta si ripiega. Prima lo spoiler e si separa ovviamente le parti, il tettuccio nella parte anteriore, sempre la parte posteriore sul tettuccio, infine tettuccio si ripiega sul cofano. Si prende poi queste parti interne, si fanno uscire i piedi che vanno a coprire tutta la carrozzeria che va a formare praticamente la parte, le gambe inferiori, insomma. Non è davvero, non è cosa da poco il fatto che praticamente tutta la carrozzeria superiore venga compressa e finisca sulle parti, sulle gambe inferiori, insomma. Altra cosa gradita è questa specie di automorfo della testa. Basta tirare su la parte posteriore ed ecco spuntare la testa, così come quando la si abbassa torna al suo posto. Si abbassa la parte posteriore. Anche le braccia sono un pochino, ha una trasformazione un pochino, non dico complicata, però elaboratina. Si ruota così il gomito, dopo si ruota ancora e si estende infine il braccio. Anche qui. Ecco, il braccio un pochino fuori asse, comunque ed ecco qui il nostro robot. Eccolo qua. La sua forma robotica, Bacon, è davvero ben fatto. È fidelissimo al cartone, a come appare, e ha davvero dei bei particolari, tra cui spicca soprattutto il petto formato da una superficie di plastica trasparente messa sopra al petto, insomma, dove è dipinto d'argento, in cui c'è anche un simbolo Decepticon. Bella anche la faccia, che ricorda volontariamente o meno i siloni di Battlestar Galactica. Questa è una citazione così. Belle solide le gambe, visto che i funestati vuoti delle plastiche vuote che purtroppo rincorrono in questo periodo i modellini dei Transformers sono all'interno, quindi non, anche visto da dietro le cosce risultano belle solide. Anche da dietro il modellino non ha zaini, a parte un attimo il pannello, un attimo questo pannello posteriore. Le gambe, abbiamo già detto, non hanno neanche qui avanzi strani, abbiamo visto che tutta la carrozzeria si è accartocciata splendidamente. I piedi sono, vabbè, un po' a punta così, ma le braccia sono un po' storte, ma nell'aspetto generale del robot non è che sia un gran difetto. Il robot inoltre risulta essere abbastanza alto per gli standard dei deluxe odierni, superando tranquillamente quelli più alti di questo, sempre dei Transformer Prime.
un Soundwave, così come un Wheeljack. L'arma è anche qui un po' vuota all'interno questo blaster. L'arma può essere impugnata dal robot nella maniera classica oppure alla maniera di Prime, del cartone animato. La mano scompare e si inserisce in una fissura simile su quella che era del cofano anteriore dell'auto. Un po' duretta, ecco qua. Riguardo a come appare nella confezione, mancano questi colori qui, questo viola sul collo del piede e sì, anche il viola viola nell'arma stessa. Per il resto davvero ben fatto, ben dipinto, dettagliato. Viola e nero sono dei colori perfetti per un Decepticon e si sposano benissimo in questo modellino, che ricordiamo aveva anche una precedente incarnazione First Edition, solo che sì, ovviamente era un po' più grande come i precedenti modelli Transformers, precedente a Prime Rid, però era, per quanto ben fatto che quello, non aveva un signor zaino che era un po' ingombrante, mentre questo è davvero un passo rispetto al trend che dice che i Prime Rid sono inferiori ai Prime First Edition. Questo Vacon è invece un'eccezione, che magari conferma la regola, però è comunque un'eccezione visto che ha questa bellissima trasformazione e la figura robotica risulta snella e molto accattivante. Probabilmente uno dei deluxe migliori, o il deluxe migliore di dei Prime Rid. Peccato che sia rappresenti uno dei cosiddetti di soldati insomma anonimi e non tipo un personaggio principale come Sandwave, però è davvero consigliato questo modellino. Ecco la scusa che magari fa parte di un esercito di droni, anche più modellini sì, non è, insomma, non sarebbe neanche male farsi un esercito di questi, visto che appunto il modellino è davvero ben fatto. Alla prossima recensione.